Allora, The Last of Us Remastered era dai tempi, era sì, giusto, il 2014 che giocai a The Last of Us Remastered sulla PS3, signori, sulla PS3. Tra l'altro non lo comprai neanche, ma me lo prestò un rappresentante che veniva in negozio da me, eh. Quindi per me su PS4 versione Remastered è una novità. Opzioni, gioco normale, sottotitoli sì, li mettiamo. Tal foto non ce ne frega una fava. Video, blocca fotogrammi. Ah, super sampling. 60 fps. Schermo, frequenza fotogrammi. Sì. Frequenza fotogrammi, ragazzi, assolutamente, perché qua volume uscita, ok, cuffie, cioè in realtà è l'uscita che uso del microfono dal Samsung. Ok, ragazzi, lanciamoci, cioè. Ah no, che è indietro, sempre opzione, scusate. C'è anche il coso FBM, ma lo proveremo poi. Realismo difficile, dai. Nuovi dati di gioco, vai. Dato che l'ho già giocato, quindi mi sembra banale riniziarlo a modalità normale. Tanto secondo capitolo esce prossima settimana, tipo. Mi ricordo il giorno per 23, 23, 23. Allora, 60 fps, ragazzi, eh. Ergo sarà tanta roba, 60 fps. Tra l'altro ho fatto questo upgrade del microfono, cioè upgrade, ce l'avevo già, ma era il microfono che usavo sul computer, questo, per il live stream sul sito Viola. Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È Committente? lui il committente, non posso perdere questo lavoro. No. Sì, lo capisco, ma. Ma? Ok, ne parliamo domattina, ok? Ok. Ne parliamo domattina. Sì, Ah, ciao. buongiorno, buongiorno. Ben Ehi, svegliata, fatti là. eh? Sì, ma stai calmo. Giornatona al lavoro, eh? Sì. Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? No, scusa, ero attaccata a Se no ci Netflix. perdo un'ora, non ho la forza di fare nulla. Anzi, ero ad Amazon Prime, Tieni. ero attaccata. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ma grazie. Un presente? Un regalo? Un orologio? Non mi ricordo cosa gli regalò. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Hai visto? Così ho Un pensato che. Ti piace? orologio. E come? È fico, è fico. Tesoro, È era splendido. stupendo, ma Ma non funziona? Ci manca la credo pila! che sia rotto. Ah Cosa? no, No, ecco. no, no, no. Ma vaffanculo! Dove hai preso i soldi per questo? Eh. Droghe? Vai fuori, te le droghe pesanti. Ah, buono, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. beh. Sì, ti piacerebbe. No, eh. No, no. E dorme. E si è dato uno smalto ai piedi. Vabbè. Buonanotte, piccolo angelo. Buonanotte. Visto che buonanotte, amore. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Che Tommy, succede? dove sono? Devo parlargli, ci sono dei. Dei? Zio Tommy, pronto? Zio? Ci sei? Cauta linea? Vabbè. Namo? Cosa?
cosa voleva dire. Cacchio, 60 fotogrammi si vedono, cazzo. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Oh, congratulazioni, te lo dice anche lui. Che cos'è? Non sei un fosso. Caro papà, vediamo, non, vediamo, non ci sei mai. Odi la musica che piace a me, detesti i miei film preferiti e, nonostante ciò, in qualche modo riesci a essere il miglior papà di sempre, ogni anno. Come fai? Ti voglio bene, papi, ti voglio bene. Buon compleanno, papi, ti voglio bene, scusate. Oh, ho capito. Non c'è nient'altro da accusare. Ok, andiamo. Aspetta. Questo... Ah, il telefono. Ah, proprio... telefono morto? Ok. Namo? C'è il tasto per correre. Papà! Ah? Finestra? Qua? Non si può, eh? Qua. Entriamo qua, vai. Qui? Picco di ricovero negli ospedali della zona aumento del 300% per una misteriosa infezione. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate per i rischi massicci e tiri dal mercato. Polizia, donna impazzita, uccisa e marito, altre per le persone. Scusa. Vabbè, il bagno non ci serve. Papà! Dai che è lì. Sì, ma non corre sta cosa. Dai. Ehi, sei qui? Sono in qualche modo legati all'epidemia. Che cazzo è successo? Che diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Una fuga di gas? Alle nostre spalle sta cazzo. Che cazzo era? Cristo! Che cazzo! Minchia. Via, via, via. Papà? Papà? Puttana merda, dove sei? Papà! Ah? Ma non corre sta cosa? Ma che succede? Te lo dico io che succede, siamo nella merda fino al collo. Ah? In cucina non è che posso fare... Lì, aspetta. Dov'è? Che cazzo è? Acqua, buona. Otto chiamate senza risposta. Otto? Dove diavolo sei? Chiamami. Tacci tua. Sto arrivando. Ecco. Qua. Cosa c'è? Ah, hai lasciato. Sei da tornare a casa tardi. Ordinati pure da mangiare. Ci vediamo domani mattina, papà. Ma dov'è? Ma che cazzo è andato? Io non so. Che paura il coso che si muove, l'immortacci tua. Dai. Apri. Che paura sto Cristo. Eccoti qui. Sara, stai bene? Che c'è? Minchia. Sì. Ero preoccupata però. Insomma. È entrato qualcuno? No. No, chi dovrebbe entrare? Perché? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Ah. Papà, mi stai spaventando. Che cazzo. Che succede? Sono i Cooper. Cooper? C'è qualcosa di strano. Ai vicini? Forse sono malati. Sono malati? Come malati? C'hanno il Covid, cazzo! Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Con Jimmy, calma. No! Porca Marisa! Vai, vai! Dai, muoviti! Mica, sì. Visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarci. Di veri, veri brutto. Sì. Tommy, dai. Dov'è? Tommy, come Tommy Angelo? Hai idea di cosa stia succedendo? Insomma. Ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Sì. Ammazzato il vicino. Mi rubava la posta. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Come vai che vada? Minchia, sto bene. Sì, certo. Grazie.
Sì, sì. Sempre meglio. Questa non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarci. Prendi la 71, sto andando là. Sì. Dai, andiamo. Forse tanti. Forse tanti? Forse? Già. Cosa vuol dire forse tanti? Non ne hanno idea. Secondo te? Non siamo l'unica città. Infatti. All'inizio dicevano che era il sud. Ora sempre il sud, Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Madonna, fammela vedere. Urca Marisa. Guarda, che roba, che fiamme, madonna. Siamo malati. Mica certo che cazzo ne so. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Eh sì. Siamo a posto, fidati. Ok. Sì, sì. Vediamo che gli serve. Andiamo, eh. Cosa stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Tira dritto. Ok. Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo andare. C'è l'ambulanza. Li aiutano loro, no? Spero. Non va bene. No, cazzo. C'è un po' di traffico. Cazzo di idea. Beh, sì. Si può fare marcia indietro. Che cazzo, amico, andiamo. Cazzo! Merda! Merda, merda. Porco zio. Tommy, porca troia. Dai, fai inversione. Fai retromarcia, vai, vai. Merda. Sì, ho visto. Che cazzo? Sei pazzo. Urca. Merda. Forza, andiamo. Da cosa scappano? Andiamoci. Ci provo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso. No. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Ma li schiaccio così, cazzo. Cazzo. Puttana merda, che paura. Indietro. Ai. Boom. Boom. Ancora. Minchia. Che audio però. Sa che il nostro amico ah no, è quello là. No. Grazie. Sono qui. Forza, dammi la mano. Inchiavardata? No, ok. Non era inchiavardata. Che c'è? Ma la gamba. Ecco. Fa male. Ginocchio. Portalo in braccio, vai. Prendi la pistola. Sono piccola. Andiamo. Ok. È morto. Oh no. Cazzo, via, 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 via. Cristo! Che paura! Pezzi di merda! Lo so, amore. Non guardare, infatti, non guardare, Sara. Minchia, madonna, che ansia. Continua a guardare di qua. Usciremo. Elevati dalle palle. Non si può correre più velocemente? No. Armadillo Theater. Indietro? Nel vico, vai. Via, 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 via. Che paura. Pezzo di merda. Madonna.
Ci siamo quasi, quasi, eccoli. Dai. Superano il tubo. Muoviti, trovate una via di uscita. Calmati. Forza. Joel. Arriva, madonna. Forza. Che ansiogeno che sei. Madonna. Da ora va. Autostrada. I semini. Dai. Via. Vai. C'è il coso lì, scendiamo lì apposta. Ci abbiamo. Ci siamo quasi. Minchia. Via che arrivi. Ora quieta. No, non mi freghi, coglione. Ecco. Cazzo. Ci siamo salvati. Siamo al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Stiamo fermi. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarla, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Cazzo. Merda. Porco... Ti prego, no. Burning. Figata. Pum. In testa. No. Sarà... No. Lo so, piccolo, lo so. Dio. Madonna. Ascolta, piccolo, lo so. L'ho già giocato tutte le volte. Ti viene un nodo in gola. Che... Lo so, amore. So che fa male. Forza, amore. Mamma mia. Sara. Dio mio. Amore. Pesante. Non fai questo, piccolo. Forza, no. Dio. No. Ti prego. Di noi o l'ultimo di noi. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Sì. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Vabbè. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A posto. Il presidente ha richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Sì. Ricordate, se vi trovate nel buio, cercate le luci. Cerchiamo credete luci. Nelle luci. Chiudiamo le luci. Oddio. Pesante. Estate. Madonna che ansia. 20 anni dopo. Picchia, 20 anni. Sto arrivando. Dio mio. Sveglio da molto? Insomma, mi sono svegliato adesso. Mi sono svegliato lo spassato. Ne vuoi un po'? No. Insomma, fammi fare colazione prima, magari. Ho delle notizie interessanti. Dove spara. Spara. Distretto di West End. E avevamo fare... una consegna. Ma di cosa? Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare.
L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. Eh sì. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. Vabbè. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse. Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per prima. Apposta. Pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Ok. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Bene. Sbrigarci. Ragazzi, direi che l'episodio finisce qua. Ci si vede alla prossima. Ciao.